Ha gravato, con Jack. Pronta. Io vi consiglio innanzitutto il Mamma Santissima, andatevelo a vedere. Vedetelo, perché c'è un film proprio, c'è lui che è il contrabbandiere di sigarette, c'è un mestiere che non esiste più, il contrabbandiere di sigarette buono che... No, no, mo in tempo di crisi stanno riscontrando, ah, porca puttana. Ah, ma è quello che non vuole vendere le droghe. Sì, no, madonna, no, lui contrabbanda le sigarette, però protegge la gente, dà lavoro alla gente. Ci sta il camorrista buono, insomma. Era... Ma neanche camorrista, lui è proprio il Mamma Santissima. Quello che non lo devi... Si chiama Mamma Santissima perché sua mamma è una santa, cioè non lo puoi proprio toccare, non devi dirgli niente a Mario Merola. Ed è bellissimo, cioè è stupendo quando passa lui per strada, tutti, Don Gennaro, salutiamo! E tutti, lui no, che passa tutto impettito. Senti, Bruno, ma i tuoi riferimenti, amico, comunque tu sai di Van Damme, Mario Merola e Schwarzenegger e Stallone. Chuck Norris, Schwarzenegger e Stallone. Simo, ricorda che poi dici che break giusto, allora qualche problema c'è, insomma. Comunque lo trovate su Amazon a 8,91 euro. Sti cazzi. Simone sta procedendo all'acquisto, oppure come al solito da Mega gratuitamente e legalmente. Infatti, oppure proprio di contrabbando dai motoscafi, ci stanno il vitale cinto. Comunque c'è pure film completo su YouTube, sì, infatti. No, ma è giusto. Ma è ultra legalissimo. Lo linko sulla chat. C'è il film completo, tra l'altro, con il logo di Rete 4 pure, proprio alla grandissima. Non sarei sentita manco meglio se tu di dire qualcosa. Perché... No, guarda, è un film proprio, è un film formativo, un film. Questo, e poi magari per la prossima volta mi preparo qualcosa. Scusate, ma l'hanno messo con la soundtrack rifatta. Ci sono tutti pezzi metal. Ma parte con un pezzo metal, infatti. Perché è un film che trascende le generazioni. Comunque, diciamo, per stavolta vi do questo compito, cari ascoltatori, di vedervi il Mamma Santissima. Per la prossima volta ritroverò qualcuno magari di quei film proprio dove c'è tipo The Expendables, però versione sceneggiata napoletana, dove ci stanno Mario Merola e Nino D'Angelo insieme sullo schermo. Ah, c'è su... Vabbè, poi te lo troviamo. Che è come dire, cioè, la stessa cosa di Schwarzenegger e Stallone insieme al cinema, Mario Merola e Nino D'Angelo, è proprio una roba. Oh, ragazzi, che poi è bello. Vai, Simone, scusa. Esiste pure un cofanetto Mario Merola, il grande cinema. Che sono due scopanetti diversi, capito? Uno accanto all'altro. Quello unico è il glande cinema. No, aspetta, no, rispetto. Ma voi ricordate che qualche mese fa era uscito sto video che aveva spopolato Mario Merola è meglio di Pink Floyd? Ma geniale, infatti. Qua. Ma è bellissimo perché non ti dice quali film ci stanno sul cofanetto del piccolo. Non c'è bisogno perché è sinonimo di qualità, capisci? Cioè, tu compri il cofanetto alla cieca e ti trovi sei film a caso di Mario Merola. È tipo il Pasqualone, ve lo ricordate? Il Merolone. Niente, ah, no, ecco qui. Ho sbaccato anche oggi. C'è cos'è che Zappatore. C'è? Madonna. I figli so pezze gore. Cos'altro? Napoli Serenata calibro 9. Madonna, che è bellissimo. Là c'è una scena di lui che spara al rallentatore, altro che Matrix, cioè proprio una roba. Bruno, mi sa che ti devi cambiare le mutande dopo questo acuto. È stupendo. Napoli, Palermo, New York, il triangolo della camorra. Madonna. Napoli, la camorra sfida, la città risponde. E poi c'è l'ultimo guappo. Madonna, che... Cioè, lo voglio, costa solo 23 euro. Madonna. No, volevo dire una cosa. Mi è passata di mezzo. Comunque, no, perché, voi ci scherzate, però secondo me sono dei film che, guardate, uno se li vede, si passa, cioè, c'hanno quelle scene che ormai non le fanno più, ma anche quella mentalità. E ormai... c'è un motivo. Sì, ma c'è il motivo perché sono passati i tempi, è passata la cosa, cioè, a me poi io le vedevo da piccolo, queste cose.
numerosi, quindi un po' hanno anche il valore nostalgico, il film di Mario Mero, la sua quattro. Tu pensa, no, dovevi andare a scuola, e lui faceva, no, mamma, sto vedendo Mamma Santissima. Mamma, aspettate che finisco di vedere il Mamma Santissima. È per questo che lo hanno stuprato da piccolo, come cosa educativa. Non lo accettavano neanche i suoi, capito? Perché da lui facevano, guarda, chiamo l'uomo nero, e l'uomo nero lì in quel caso è arrivato davvero, metteva il ragazzo alla parete. Ma mi sa che dopo questa ci levano dalla categoria videogiochi i suoi Toons, probabilmente. No, ma levano dei Toons e basta, non so dove ci mettono. No, ma comunque c'era una roba che volevo dire di Mario Merola, però mi è passato di mente. Il contrabbando, le sigarette, era virile. Il Mamma Santissima. Eccolo, sì, comunque è questo, a casa mia è una Fiat, è questo. Ma vedi che alla fine voi lo state prendendo in giro, però sti film sono filmoni, cioè, se volete fare una seratona, che voi dovete vedere? Into the Wild, la storia del musicista. Ma vedetevi un bel film di Mario Merola, un bel film. Ma comunque, ma guarda che, cioè, le tipe con che cosa le rimorchi? Con la neuralismo. Neuralismo. Guarda, io c'avevo un coinquilino quando facevo l'università, e lui trombava schifo. E lui che cosa c'aveva nella macchina? Merola in sottofondo. No, lui che cosa c'aveva nella macchina per le gnocche? Che cosa c'aveva? Lui c'aveva la cassetta di Gigi D'Alessio dentro l'autoradio. Ma come la cassetta? Bruno, che hai fatto? Nell'85 hai fatto l'università? No, ma si usavano ancora. Aspetta, che le cassette me le ricordo pure io, fino al 97. Sì, pure io. È un evergreen, la cassetta. Cioè, una volta che te la compri, poi ti dura nel tempo. No, come mo che la musica la scarichi, te la dimentichi. Invece la cassetta di Gigi D'Alessio te la sei comprata una volta, 8.000 lire Finché non si rovina il nastro. Finché non si rovina il nastro, ma pure dopo che si rovina, basta che fai vedere la copertina della cassetta e ti fai la serata. Cioè, voi mo state a criticare, comunque grande Mario Mero. Sta discendendo nell'assurdo. Dal teatro di Carmelo Bene, Bertolt Brecht, a Mario Merola e Gigi D'Alessio. Che poi parli proprio tu, che quando hai visto il gioco di ruolo di Mario Merola te ne sei saltato in aria. Il gioco di ruolo di Mario esiste? È geniale quello. Il GDR cartaceo di Mario Merola. Mario Merola RPG. Davide, e infatti io ho proposto che dobbiamo fare una sessione live su Free Playing. Qua non mi ascoltano. Dai, prima o poi lo faremo. Vedremo. Se procurate da uno. Che cosa? Non vi c'è. Da fidate, ma è vero, si chiamava Don Vicenzo, non Don Gennaro. Don Vicenzo. E quindi, insomma, andatevi a vedere il Mamma Santissima su YouTube e sarete, dopo sarete più uomo. Sarete... Madonna, sta qua, chi se la pigliata si è già pentito. La corona! Grazie a Don Vincenzo! Padre, adesso siete voi che dovete fare un favore a me.